Ciao Gnappa Family, sono tornata con un altro video, mi trovate già kittata col tavolino e oggi andiamo ad aprire insieme le uova di Pasqua. È un po' tipo un video come le buste dei Tiger, mi piace vedere insomma che cosa c'è sta dentro. Ne avevo sette, solo che una l'ho aperta l'altro giorno perché c'avevo voglia di cioccolata ed era della Kinder. Insomma, quella di Frozen e ci ho trovato dentro Elsa Olaf e un'altra che ce l'ho doppione The Barbie. Me la so tenuta ad aprire il giorno di Pasqua, se no non apro niente. Quindi tutte le altre le apro con voi e me ne sono rimaste 5. Io direi di iniziare e quale apro per prima? Allora, io direi di aprire una The Barbie perché ne avevo comprate tre, due così e una così, che questa in realtà c'ha anche la sacca. Aspettate che non ho preso la forbice. Tornata armata di forbice. Andiamo ad aprire qua. Ma è duro sto coso, eh. Aspettate, ci vuole molta calma. Ecco, ce l'ho fatta. Allora, in quest'ovo qui c'è sta già la sacchetta. Che è super. Ah no, c'è una fascetta. Quindi tocca tagliare pure di qua. Ma è difficile sto procedimento. Vabbè, la faccio scorrere e l'apro dopo. La taglio dopo. Quindi leviamo la sacchetta. Che cosa ci posso mettere qui dentro? È bellissima la mia vita. Allora andiamo ad aprire. Anzi, prima super cazzotto. Oddio, regà, per un attimo non avevo visto niente. Ho detto, ma che è l'ovo vuoto? Cioè, peggio dei calendari dei Tiger. Ho detto, no. No, vabbè, la mia vita. No, vabbè, non ce la faccio. No, vabbè, regà. No, vabbè. Quanti anni c'ho io? 29. Ma chi? Ma chi? Allora, colleziona le 6 mini Barbie super fashion. Allora, una è tipo Barbie col cucciolo, l'altra è Barbie pittrice, l'altra sarà Barbie alla moda, una è Barbie fotografa, una è Barbie ballerina e quella che c'ho io non si sa che è, Barbie figa. No, vabbè, raga, è stupenda la mia vita. Abbiamo trovato la torta per l'anno prossimo, ci metto queste sopra. Oddio, no, non sta nell'... Eccola qua. Quindi, nel primo uovo c'era Barbie figa. Quindi tenete a mente che questo era il numero uno perché poi voterete la sorpresa più bella. Allora, io ogni anno compro i bauli per mia madre perché non so, ho messo tipo del uovo da signora con regali un po' più sensati, no? Però mia madre vorrei la Wohler Kinder, infatti quest'anno gliene ho presi tre. Wohler Kinder perché gli piace la cioccolata, di regalo non gli frega niente. Allora quest'anno un Bauli mo so preso io e non vedevo l'ora di aprirlo proprio perché tipo tra i regali che so questi qua c'è sta l'Ops, che è il braccialetto così che a me piace un sacco, ma tanto con la sfiga che c'ho io troverò il portachiavi brutto. Secondo voi troverò la pochette, che vabbè, una pochette più una a meno, non ci frega niente. E il braccialetto, e il portachiavi brutto o il braccialetto? Questo fatto così un po' più semplice. Secondo me ci troverò il portachiavi, però io vorrei questo. Scopriamolo insieme! Stavo volevo aprire subito, vedi la verità. Ok, qua non si deve tagliare. Pronti? Oddio, questo era morbido. Ma che cos'è? Ma non mi sembra nessuno di quelli. Wow, complimenti per te la pochette Cruciani. Oddio, non è un brutto regalo, però io volevo. Io volevo l'Ops, regalo.
Madonna, sono rimasta male. Non è brutta, voi sapete, a me piace, però io volevo quello. Vaffanculo, Bauli. Basta. Sono rimasta molto male. Ora abbiamo quello dei mini boni, che me l'ha fatto mia sorella Giada e che io non l'avevo proprio trovato in giro. Infatti quest'anno ho detto vabbè, quest'anno rinuncio ai mini boni perché non si trova. Invece lei me l'ha trovato. Brava Giada! Tra l'altro saluto anche mio cognato Alessandro che guarda i video. Ciao Rospo! Allora... Ah, oltre quello c'è pure lo scoccetto maledetto. Fatemi sapere qui sotto qual è il vostro cioccolato preferito. Allora, il mio preferito è fondente. Allora, a me piacciono tutti, quindi è difficile. Però a me piace fondente, però no, non quello troppo amaro. Quel fondente è giusto. Poi c'è sta quello bianco tipo cioccolata Galak. E poi c'è sta quello al latte. Aiuto! Vai, ci siamo, siete pronti? Olè! No, madonna, che duro! Vai, vai! Pesco, eh? Dov'è il regalo? Regalo, c'è regalo. Ah, no, ecco. Per la 850esima volta il puzzle. Voi non avete idea di quanti puzzle ho con questo disegno. Cioè, vi giuro, ce n'ho almeno 8. Trovo sempre lo stesso puzzle. Maledetti. Quest'anno sono stati cattivi. Quest'anno sono stati cattivelli quest'oggi. Poi apriamo l'uovo, anzi, apriamo prima Barbie, perché ci teniamo il Kinder per ultimo, perché mia sorella Deborah mi ha preso il Kinder con le principesse. Siete pronti? Dovrei cercare di non rompere la carta, perché me la vorrei tenere, ma è un po' impossibile. Aspettate. No, niente, l'ho rotta. O forse no. Non si sa. Forse sì o forse no. No. No, forse no. Aspettate che... No, raga, non l'ho rotta. Chi è la regina delle uova? Vado. Se trovo la Barbie doppiona, spacco tutto, ve lo dico. No! Questa è tipo la Barbie fashionista, raga. Ci sta lei che se la sente glamour con l'occhialetto tipo francese. Sai, quei tipetti un po' francesi, un po' chic. Con la pochettina. No, vabbè, ma lei con i leggings ha vinto tutto. No, vabbè, ha vinto tutto. Comunque, il giorno di Pasqua vi faccio vedere che cosa trovo nell'uovo. E ovviamente su Instagram, e vi faccio vedere pure le sorprese che ha trovato mia madre, perché puntiamo tutto su mia madre, perché io qua ho aperto. Io ho già dato. Bene, passiamo all'ultimo uovo. Poi dovete decretare il vostro uovo preferito. Però il Kinder non lo dovete votare perché vi piace la cioccolata, si sa che la Kinder è buona, dovete votare la sorpresa. Allora, vediamo qua com'è la situation. Madò, scotch dappertutto. Quando io ero ragazzina c'è stava il filetto ed era tutto molto più facile. Da un po' di anni mettono sto cavolo di scotch. Allora, apriamo. Apriamo. Siete pronti con l'ultimo uovo? Rotto, me lo faccio
raga, non si è rotto. Non si è rotto con quella tramba. Ci riproviamo. Mi si è rotta la mano. Maledetto. Allora, estraggo il bussolotto. Pesa, pesa. C'è l'estrazione del bussolotto. Dai, teso, su. Che devi fare? Ma che devi fare? Vai, teso. Vai, teso. Oh, teso, e aprite. No, vabbè. È durissimo sto coso. No, vabbè, ci si crede. Dai, dai, maledetto. Oddio, raga, era tipo un mango visto da così. No, vabbè. Che figo. No, vabbè, che figo. Allora, ora lo montiamo. Nonostante io ami le Barbie, ammetto che questo è il regalo più bello. Ah, comunque nelle uova di Barbie dovrebbe esserci pure adesivi, eh. Mi sono ricordata adesso, perché avevo letto una mezza cosa. Dovrei, dopo vado a vedere se li trovo. Perché ho visti qua, mi sono ricordati e... No, vabbè. Montiamo il regalo. Allora, praticamente c'è Belle con un libro porta qualcosa. Allora, manteniamo la calma. Le istruzioni quali sono? Ok. Oddio, non sono mai stata forte a montare sti cosi, eh. Vedi la verità. Ok, questo va bene qua. Questi sarebbero tipo i libri, vedete? Ah, intanto montiamo Belle, che è facile. Così qualcosa abbiamo concluso. Dai, girate. Beh, sì, forse questo è il regalo più bello, raga. Poi io sapete pure voi che avete trovato nell'ovi. Se vedete sto video prima di Pasqua, ricordate per il giorno di Pasqua di tornare e farmi sapere che avete trovato nelle uova. Soprattutto quante ne avete ricevute e quali avete ricevuto. Allora, questo, dove va sto coso? Oh, ma quanto sono intelligente! Eccoci qua, ce l'ho fatta, raga. Era più facile... E invece no, perché sto coso, dove va? Dove va questo coso? Ma è difficile, raga. Ah, sì, il cassettone. Va qua sto coso. Ma so così difficili questi ragazzini, oh. Ah, sì. Che dita fa? Che dita fa? Vai, sì. Tra dentro. Oh, sei proprio uno stronzo, eh. Ma come si fa? Ah, era semplice, c'era il verso. Vai, sì. No, vabbè, ma chi sono io? E andiamo. E andiamo davvero, su. Vai, teso, su. Madonna, mo me sparo un pezzo di cioccolata, mi faccio via il mar de panza, raga. Oh, sto cionzo maledetto. Dai. Lo sbrocco, eh. No, vabbè, raga, la mia vita. La mia vita, vi giuro. E qua c'è l'adesivo da metterci sopra. No, vabbè, la mia vita. L'adesivo non so se ce lo metto. Perché forse ci potrei attaccare quelli del Barbie. Non so, magari ci penserò in un secondo momento. Bene, il video è terminato. Fatemi sapere voi qual è stato il regalo preferito che ho trovato in queste uova. Se vi va, fate proprio la scaletta, insomma, se vi ricordate. E niente, mi dispiace per Barbie, ma il mio preferito è stato questo, quindi per me vince l'uovo Kinder. E niente, se avete visto il video fino a questo punto, commentate con questo emoticon qui. Non so che cos'è, ci penserò, ma come sempre ci penso, no? Perché poi nel montaggio la vedete. E niente, vi mando un grandissimo bacio e se non ci sentiamo prima di Pasqua, buona Pasqua a tutti!